Per chi non mi conosce, questo sono io, 34 anni, ho fatto un po' di cose, finanza, venture capital, eccetera, ma soprattutto sono appena tornato da qua. Ho fatto 3 settimane in California, se non ci siete mai andati, andateci, perché è un'esperienza che cambia la vita. Beh, ci vado abbastanza spesso, anche se la mia ragazza non vorrebbe che ci andassi. Quindi, la parte negoziazione, che è la parte più rilassante della giornata di oggi, l'avete già fatta, quindi facciamo solamente la parte di venture finance, term sheet e poi la parte di compensation e exit. Venture finance, come dicevo, c'è qualcuno che l'ha già fatto e quindi ho preso delle slide da Index Venture. Index, per chi non lo conoscesse, è il più importante fondo di venture capital europeo. Peraltro il fondatore di Index è italiano, si chiama Giuseppe Zocco, sta in una enorme villa a Ginevra. E questo è un manuale per un imprenditore, quindi pezzo a pezzo cosa bisogna fare per raccogliere soldi. A sua volta una sottoagenda. Primo punto è capite se veramente volete farlo e se potete farlo. Quali sono le opzioni di finanziamento e come andare a parlare con gli investitori. La seconda parte, che è quella di term sheet, è la parte più legale. Su questo vorrei che ci pensiate veramente bene. Far partire un business ci vuole tanto coraggio, energia, passione, tempo, soldi. Non è per tutti, fare l'imprenditore, lo ripeto, non è per tutti. Prima di farlo, pensate che è difficile e quindi dovete veramente metterci tanto coraggio. E ne ho viste tantissimi di progetti partire che poi a un certo punto si rendono conto che ci vogliono i soldi, fossero anche 5.000 euro, 10.000 euro e poi alla fine non ce li hanno, non c'hanno voglia di metterli, oppure ci vuole lavorare. Magari uno lavora dalle 9 alle 6 nell'azienda e poi dalle 7 alle 3 del mattino lavora per la sua startup. E a un certo punto non ne ha voglia perché è la ragazza, perché deve giocare a basket, perché deve fare qualcosa. Quindi il basket è un amico, ma sto scherzando ovviamente. Quindi ci vuole veramente voglia. Le slide continuano, prendeteci un bel respiro. Allora, why I'm doing this? Perché lo sto facendo? Per fare soldi, per un lifestyle, per cambiare il mondo. Per fare soldi è sbagliato, nel senso che la statistica dice che gli imprenditori non fanno soldi. Il reddito medio degli imprenditori è molto più basso del reddito che potreste ottenere andando da Google. Quindi non è per fare soldi. Lifestyle nemmeno, perché è vero che uno lavora quando vuole, quindi può lavorare di notte, di giorno, pomeriggio e non a capi, però la verità è che vi svegliate di notte e pensate alla vostra startup, quindi non è neanche vero che lo fate per un lifestyle. Lo fate più per il terzo motivo, per cambiare il mondo. Però è difficile. Domanda numero due, quanto tempo voglio committarmi? Anche questo è importante perché dipende dal vostro tempo che volete dedicare. Se avete 32-33 anni e volete sposarvi, se volete avere dei figli, sappiate che questi sono altri commitment che spesso non vanno d'accordo con la startup, perché vi portano via tempo e risorse. Terzo punto importante, il rischio finanziario. Se avete una struttura di costo tale per cui ogni mese avete la rata del mutuo da pagare, la TATA da pagare, la rata della macchina, quindi vi svegliate e vi servono 2.000 euro ogni primo del mese, avete un problema. Non potete rischiare così tanto. Quindi queste sono domande importanti da farvi prima di partire con una startup. E poi cominciate a ragionare sul vostro business, quindi capire quali clienti, le competenze che servono, qual è il business model, qual è il grande mercato. Tutte cose che vanno fatte prima di andare a parlare con un investitore. E veramente questa è una cosa che tutti gli investitori stressano, soprattutto in Italia, se siete esempio, facciamo un esempio concreto. Italian Angels for Grow ha messo una commissione per poter mandare i business plan attraverso il sito.
di 50 euro. Prima non c'era, adesso c'è. Se volete andare a parlare con gli angel dovete pagare 50 euro. Questo ha generato tanto astio da parte degli imprenditori. In realtà loro lo fanno perché spesso gli imprenditori non si fanno queste domande. Loro mandano il business plan a caso sul sito senza essersi fatti queste domande e loro, gli angels, perdono tanto tempo nell'analizzare i progetti che sono sbagliati. Se voi fate le domande prima e capite prima se volete veramente fare gli imprenditori e se volete andare a parlare con gli angel. Se volete fare gli imprenditori e volete parlare con gli angel, allora potete anche pagare 50 euro. Seconda parte, come fare finanziamenti. Quindi overview delle opportunità di finanziamento che ci sono. Qua le abbiamo divise in equity e non equity. Equity è il capitale proprio, non equity è ad esempio il debito. Elenchiamo. Self finance, bootstrapping è voi, sono i vostri soldi. Quindi, oppure se non avete soldi, in qualche modo con qualche consulenzina di fianco, in qualche modo senza cedere a risorse esterne, fate partire la vostra azienda. Ne conosco alcune che fanno così, è veramente difficile, perché spesso non avete tanti soldi e quindi l'azienda non cresce velocemente, e se l'azienda non cresce velocemente diventa sempre meno attraente per gli investitori. Per intenderci, diciamo il caso di un caro amico, Nicola, che sta facendo Blomming, blomming.com, con un bellissimo progetto. Sono 2 anni e mezzo che lui sta bootstrappando, usando un termine italiano-inglese, quindi lo sta facendo crescere da solo. È una fatica pazzesca. Debito barra finanza, banca, questo qua. Questo, forget it. In Italia nessuna banca vi darà mai soldi per far partire una startup. In realtà neanche in America, soprattutto per farla partire. Quando siete un po' più grandini c'è una strategia di finanziamento che si chiama venture debt, dove vi danno del debito, quindi rimane debito, non sono i vostri soci nella vostra azienda, quindi non hanno nessun diritto di prendere decisioni, e è un debito a condizioni particolari per cui hanno i tassi di interesse molto più alti e delle garanzie diverse rispetto al debito. Poi in realtà i debiti si classificano secondo seniority, ci sono i debiti che in caso di fallimento d'azienda vengono pagati prima, vengono pagati dopo, eccetera. Però questa è la parte di debito. Più interessante è la parte di equity, che è quella a cui dovete puntare. Ci sono 4 categorie di finanziamento: angel, venture capital, private equity, public stock market, e poi lo vediamo nella slide dopo, che sono con funzione della vita dell'azienda. All'inizio dell'azienda si cercano gli angel, dopo il venture capital, quando l'azienda è grande, private equity, ultimo, quando l'azienda è molto grande, si va sul mercato pubblico. Importante dire, sembra un po' teoria, però, questa, la borsa, è una fonte di finanziamento. Spesso, per chi guarda la parte di imprenditoria di venture capital, la borsa è la famosa exit, dove si vende e si va tutti a casa. No, in realtà, in borsa ci sono le persone che vi danno i soldi e poi dopo l'azienda deve ancora crescere, quindi ne parliamo dopo quando parliamo delle exit. Bisogna gestire le aspettative degli investitori. Abbiamo parlato, quindi andiamo più velocemente. Questo qui, peraltro non si vede il titolo, comunque questa qui è la parte di bootstrapping e di self-financing. Pro e contro di farlo è che, come pro principale, che l'azienda rimane vostra e quindi non avete soci e non dovete decidere con nessuno della vostra azienda, rimane vostra. Contro, che non avete soldi ed è molto difficile. Interessante questo che avevo segnato, il caso italiano, imprenditori che si vendono troppo presto. Il fatto di non avere risorse esterne, di avere scarsità di risorse, fa sì che fate così tanta fatica che se ci riuscite a far crescere la vostra azienda, poi volete vendervi presto e volete vendere l'azienda anche magari quando ha una grande opportunità di crescita, però voi non avete risorse per farlo. Quindi avete fatto un'azienda da 0 a 1 milione di euro di ricavi, potrebbe andare a 50 milioni, ma ci mettete 20 anni al posto di metterci 2 anni come dovrebbe essere il modello americano.
Questo è un caso italiano, spesso si vede spesso, anche come noi italiani non abbiamo una tendenza a pensare molto grande. Insomma, mi viene in mente un ragazzo che comunque è uno dei più importanti di successo di italiani all'estero, si chiama Loris De Giovanni, ha fatto un'azienda che ha venduto a 30 milioni di dollari in 2-3 anni. Ecco, 30 milioni di dollari per gli americani è una exit ridicola, è una roba piccolissima, uno non si vende mai a 30 milioni di dollari. Quando ha un'azienda che vale 30 milioni la fa crescere fino a 300 e a 300 poi si vende. Gli italiani tendono a vendersi un po' troppo presto. Ne parlavamo di banche e finanze, dimenticatevi il fatto che le banche vi diano i soldi. Interessante anche il tema del caso finanziamento soci, ne parleremo dopo quando parliamo della parte legale. In Italia le SRL non possono emettere debito. Deve essere inserito nello statuto, spesso la gente non lo sa, spesso la gente non lo inserisce. Quindi l'unico debito che potete fare è il finanziamento soci, quindi siete voi stessi che vi date debito. Attenzione, perché questa è una cosa che spesso i commercialisti non vi fanno inserire. Comunque per le SRL emettere debito è spesso un casino. Il caso UpGen è una startup, app, che fa un prodotto clean tech e spesso nel clean tech, ad esempio qui in Puglia avete i campi fotovoltaici enormi. Il campo fotovoltaico è una cosa dove si va in banca, per ogni euro di equity, di capitale che ci metto, la banca ci mette 6, 7, 8 euro e quindi con la leva riesco a costruirmi il campo fotovoltaico, prendo i ricavi dalla generazione di energia, ripago l'interesse e mi tengo il resto. Queste cose funzionano sul fotovoltaico, perché il fotovoltaico è una tecnologia provata che ha una certa generazione di energia per ogni metro quadrato, quindi la banca vi dà i soldi. UpGen fa una tecnologia di generazione di energia che non è provata, quindi anche se ha le stesse o migliori probabilità di generare energia rispetto al fotovoltaico, nessuno gli darà soldi. Quindi questo per cosa spiegare? Che la banca è estremamente avversa al rischio. Si legge su tutti i giornali, la banca i soldi non ve li darà mai, quindi dimenticatela all'inizio. Interessante, questo sono perché raccogliere finanza. Torniamo al fatto che dovete fare il vostro lavoro prima di poter andare a parlare con i venture capital. Prerequisito è avere queste tre cose: il prodotto, il team e un potenziale di mercato. Implication sono il fatto che avete bisogno di tanti soldi. Se non avete bisogno di tanti soldi e di crescere rapidamente, non andate da venture capital. Anche questo spesso è un problema che vedo nei business plan. L'ultimo che mi è capitato tra le mani qualche giorno fa, di un ragazzo che aveva bisogno di 2-3 milioni di euro per fare un'azienda che dopo 4 anni faceva 2 milioni e mezzo di ricavi. Questo non è un modello sostenibile. Gli investitori non metteranno mai soldi in un'azienda che dopo 4 anni fa 2 milioni e mezzo di ricavi. Mi sembra di averlo detto anche un mese fa, però il flusso di ricavi che un venture capital si attende in una startup è 0 il primo anno, 1 milione di euro il secondo anno, che è il test di mercato, 5 milioni di euro il terzo anno, 20-30 il quarto anno, per poi crescere a 50-100. Se il vostro progetto non ha le caratteristiche per fare tutti questi soldi, non va bene. Non mandate le slide a un investitore, perché è solamente tempo perso. Poi ci sono delle slide che spiegano perché. Cosa vi serve il venture capital? Poi approfondiamo come serve il venture capital in Italia rispetto al resto del mondo. Nel resto del mondo il venture capital vi dà tante mani. Soprattutto, punto numero uno, hiring. Se dovete creare un'azienda che faccia 30 milioni di euro in 4 anni, dovete avere anche le persone che portano questi risultati. E spesso queste sono le cose che il Mark Zuckerberg che c'è tra di voi, il 25enne che ha un progetto di app o di sito internet, che non conosce la Sheryl Sandberg di Facebook. Prendiamo questi due personaggi. Mark Zuckerberg
22enne dropout di Harvard che crea Facebook. Non sa come far crescere questa azienda. Ottiene soldi da Peter Thiel, un investitore, che gli presenta Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg ha solo 2 anni più di me, ma ha un curriculum che è lungo paginate, paginate, tipo è stata assistente del ministro del tesoro in America, ha fatto master di tutti i tipi, eccetera. La Sheryl Sandberg è la persona che Peter Thiel ha portato a Mark Zuckerberg, quindi che l'investitore ha portato a Zuckerberg. O la conoscete già voi, oppure dovete farvi aiutare dal vostro investitore. Internazionalizzazione, altra cosa importante. L'amico Andrea è stato in Israele e ha incontrato Bessemer Venture Partner. Bessemer è un fondo americano che ha anche una sede in Israele. In Israele hanno fatto un grandissimo programma di sviluppo dei fondi venture capital chiamato Yozma, e il governo israeliano dava soldi ai fondi israeliani che avevano almeno un partner in America. Perché? Perché il mercato israeliano è troppo piccolo, sono 7-8 milioni di persone, non potranno mai fare un'azienda che fa 30 milioni di ricavi che guarda solamente Israele. Il fatto di avere un partner in America aiutava le aziende israeliane a mettersi in America. Tant'è che al momento Israele ha più aziende quotate al Nasdaq di tutte le nazioni europee messe assieme. Perché? Perché sono stati sviluppati da questi fondi israeliani e americani basati in Israele. E spesso questa è una cosa dove i venture capital, anche italiani, aiutano. Hanno le conoscenze, hanno le possibilità per dire ok, siete a Bari, vogliamo fare un'azienda che nel giro di 2 anni ha sedi a Londra, a Parigi, a Francoforte e a Madrid. Da soli non ce la fate. Commercializzazione e partnership, altri 2 punti molto importanti. Uno dei problemi principali che hanno le aziende italiane a crescere è la parte di vendita, go to market. È chiaro, perché se volete fare un'azienda editoriale e non conoscete i capi di RCS, che sta a Milano, non ci andate a fare un'azienda editoriale grande. Queste sono le persone che tutti i fondi venture capital italiani conoscono. Quando non raccoglie venture capital. Feature e non un prodotto, ne abbiamo parlato la volta scorsa. Feature è una add-on di un prodotto, una cosa che non è un prodotto a sé stante, è una consulenza, può essere una feature di qualcosa. Il prodotto invece è una cosa che può scalare, ricordatevi sempre, può scalare, ne abbiamo parlato anche il mese scorso, una cosa che può, ripeto, generare 30 milioni di euro in 4-5 anni. Mercato troppo piccolo, ne abbiamo appena parlato col caso israeliano. Se avete un progetto che guarda solamente al mercato italiano, non mandate neanche il vostro business plan, perché non verrà mai guardato. Motivazione non finanziaria, questo contrasta in parte quello che si è detto all'inizio, però dovete avere anche un approccio molto finanziario quando parlate con un venture capital, nel senso che la vostra azienda deve fare soldi alla fine. Questa è la slide che dicevo, dove si parla della diversa vita dell'azienda. E mettiamo anche qualche numerello. Seed, la prima parte, si parla da 0 a 1 milione di euro. E quali sono le potenziali fonti di investimento? Ci sono le università che fanno grants, quindi sono i premi universitari, piuttosto che le varie, come si chiamano? I contributi universitari. Ovunque, perché anche in Italia ci sono qualche grant, qualche finanziamento italiano e universitario, spesso sono in America. Tutti i progetti di biotecnologia, di clean tech, sono incubati nelle aziende, nelle università americane e ottengono soldi dalle aziende americane. Per intenderci, se non sbaglio, come si chiama? Solyndra, che è un'azienda clean tech che peraltro è fallita recentemente, avevano raccolto 1,5 miliardi di dollari, che sono tanti soldi. Questo 1,5 miliardi, mezzo miliardo arrivava da investitori pubblici dalle università, perché avevano sviluppato un nuovo modello clean tech, adesso neanche mi ricordo, sul solare, e hanno
bruciato tanti soldi, 1,5 miliardi. Quindi chi sono i potenziali investitori? Abbiamo l'università, abbiamo gli angel, venture capital, poi friends and family. Friends and family è la vostra mamma o i vostri amici ricchi. È la principale fonte di finanziamento quando partite all'inizio, sempre usata, state attenti perché sono i soldi della vostra mamma e quindi generano delle complicazioni in termini di relazioni che spesso non volete toccare. Però conosco un ragazzo a cui famiglia gli ha dato 1 milione di euro per partire con il suo progetto. Chiaramente il papà è un papà ricco, la famiglia è una famiglia ricca e 1 milione di euro era l'1% della loro ricchezza come azienda. Non tutti sono così fortunati, però tendenzialmente è una cosa che non andrei a toccare. Poi gli angel investor e il venture capital. Gli angel investor sono persone, poi ne parliamo più approfonditamente, che fanno questo o per mestiere o per passione, gli piace investire su startup alla fase super iniziale. La domanda che spesso mi fanno è dove si trovano? La risposta è che non si trovano, nel senso che è molto difficile trovarli. Spesso sono persone che hanno fatto in passato cose simili a quelle che state facendo voi. E questo genera un problema per l'Italia, perché in Italia di start-up che hanno fatto i soldi su cose internet o app non ce ne sono. Quindi fate fatica, se non andate a Milano in qualche circolo, a trovare imprenditori che possono darvi 100-150 mila euro per partire perché l'hanno fatto loro a loro volta. Qui magari a Bari trovate gente che ha fatto soldi nelle costruzioni. Se voi avete una app su iPhone e andate da un imprenditore ricco che ha fatto soldi nelle costruzioni, non sa neanche di cosa state parlando. Quindi spesso l'angel deve essere legato a voi da una conoscenza del settore, una conoscenza dell'industria, perché non è solamente la persona con i soldi, ma la persona che capisce che cosa state facendo, perché in questa fase è talmente iniziale che non c'è niente nell'azienda, c'è un'idea, c'è magari un prototipo, ci sono qualche utente, ma non c'è nient'altro. Quindi come trovare gli angel investor? In realtà non c'è un modo per trovarli. Chiaramente nelle città ricche ci sono più soldi che nelle città meno ricche, quindi a Milano ci sono più potenziali investitori, però andate a coinvolgere le persone che sono nei settori dove voi avete in mente di sviluppare la vostra azienda. Quindi se state facendo una app per iPhone, tendenzialmente sono a Milano e andate a beccare quei 10-15 persone che sono importanti nel settore e via. Venture capital, tra parentesi, perché spesso ci sono dei venture capital fund che fanno anche seed funding, fanno angel funding. Ne parliamo più approfonditamente dopo. Dopo il seed arrivano gli early stage, serie A, serie B, lo vediamo dopo, però i finanziamenti si dividono in round, cioè round A, round B, round C, round D, eccetera. Taglio di investimento da 2 ai 20 milioni. Può essere un po' più basso, può essere anche un po' più alto. Questo è proprio quello che fanno i venture capital fund. I venture capital fund sono fondi istituzionali che vengono raccolti da 2, 3, 4 persone che vanno in giro da fondazioni, casse di risparmio, università, gli dicono datemi i soldi e io li investirò e vi ridarrò di più in futuro. Questo è un business, cioè fare venture capital e né più né meno che fare il gestore di fondi. Però si investe su aziende iniziali per farle crescere e non in fiat o aziende quotate. Ci sarebbe da raccontare tantissimo, poi ne parliamo più approfonditamente dopo. Late stage, come dicevamo, serie B, serie C, serie D, sono round sempre più grandi perché l'azienda più cresce, più ha bisogno di risorse per crescere sempre di più, sempre più velocemente. E questo, ancora una volta, è il lato del venture capital. Dopo si va in borsa, pre-IPO / buyout, queste sono le cose che fanno
alcuni fondi private equity, alcuni fondi venture capital molto molto grandi, alcuni hedge fund anche, sono investimenti molto grandi su aziende molto grandi. Per intenderci, prendiamo la storia sempre di Facebook. Facebook ha raccolto $500,000 da Peter Thiel all'inizio, quando ancora non c'era niente. Dopo, potrei sbagliarmi, ma ha raccolto $8 million con il suo round A da alcuni fondi venture capital, mentre Peter Thiel investiva come privato, poi ha raccolto soldi da venture capital. Poi a un certo punto ha raccolto, se non sbaglio, $100 million da Microsoft. Quindi Microsoft ha messo i soldi in Facebook, e ha fatto anche tanti soldi adesso, quindi avete tre diversi tipi di investitori, avete un investitore singolo, avete un fondo di venture capital e poi avete una grande azienda, in tre diversi stadi della vita aziendale. Interessante questa cosa, milestone based investing e il tema dei round, ancora torniamoci perché è una cosa che mi sto dimenticando, per come strutturate la vostra strategia di finanziamento. Round A, B, C, D sono spesso degli step up di valutazione, vuol dire la vostra azienda, Peter Thiel ha investito $500,000 a, se non sbaglio, $8 million di valutazione. Il round B, quando ha raccolto $8 million, Facebook valeva già 50. Quando Microsoft ne ha messo 100 milioni, Facebook valeva 1 miliardo, facciamo un esempio. Torniamo alla parte del milestone e a come fate la strategia finanziaria della vostra azienda. Se voi raccogliete $500,000 a $8 million di valutazione e poi raccogliete $8 million a 50 di valutazione, le due valutazioni tra 8 e 50 c'è uno step up, in realtà è un bello step up, per cui da 8 si passa a 50, quindi è 4 volte tanto, cioè 6 volte tanto. Il fatto di questi step up determinano le vostre milestone based investing, cioè voi dovete investire soldi, dovete raccogliere soldi quando la vostra azienda vale di più e quindi quando avete raggiunto delle milestone. Provo a essere un pochino più chiaro. Voi adesso avete un'app che sta cominciando a nascere. La vostra azienda varrà, sì e no, 200-300 mila euro. Una volta che la vostra app è lanciata, voi dovete capire nel vostro modello finanziario quanti soldi vi servono per arrivare a una certa milestone, che so, avere 1 milione di utenti. Quando arrivate a quella milestone, siete più o meno convinti che la vostra app valga più soldi, anziché valere 200-300 mila euro, valga 2 milioni. Quindi dovete raccogliere i soldi necessari per far sì che la vostra azienda arrivi a quell'obiettivo di risultati. Quindi, come faccio io i modelli? Poi forse ne vediamo uno che è cosa migliore. Calcolo tutti i soldi che mi servono per arrivare a un certo punto. Quel certo punto so che i soldi che ho raccolto sono finiti e quindi devo raccogliere altri, ma so che se ho investito bene i soldi che ho raccolto all'inizio, quindi ho raggiunto i risultati che pensavo di raggiungere, l'azienda vale di più e quindi posso raccogliere soldi ancora. Non so se è chiaro, qualcuno non ha capito il concetto o... Chiaro? Non hai capito? Ok. C'è ancora l'esempio con l'app. Adesso avete un'app, che sono qualche riga di codice, non so se l'avete già lanciata oppure non l'avete lanciata, però vale poco o niente perché c'è solamente il prodotto. Quindi mettiamo che valga 200.000 euro. La vostra app vale 200.000 euro, voi potete raccoglierne 50.000. Quindi, con 50.000 euro che cosa potete fare? Il vostro obiettivo con questi 50.000 euro è raccogliere, che so, 500.000 utenti. Tra 4 mesi vi aspettate che la vostra app abbia 500.000 utenti. Vi sono costati 50.000 euro. Quindi, per avere ogni utente che viene sulla vostra applicazione, avete investito in marketing, in tutti i modi che... 50.000 euro. Tra 4 mesi, con i vostri 500.000 utenti,
vi serviranno altri soldi, perché l'obiettivo vostro è raggiungere 10 milioni di utenti. Quindi dovete raccogliere 2 milioni di euro, per intenderci. Li raccogliete quando avete raggiunto la milestone dei 500.000 utenti. Quando e se avete 500.000 utenti sulla vostra applicazione, la valutazione dell'azienda non sarà più 200.000 euro, ma sarà più alta, sarà 1 milione. Quindi avete raggiunto la milestone? Sì, se avete raggiunto la milestone, l'azienda vale di più e potete raccogliere più soldi a una valutazione più alta. Poi ne parliamo se non è chiaro. Come parlare con gli investitori? È importante capire come fa soldi il venture capital, perché spesso gli imprenditori non conoscono bene il venture capital, né come modello, come asset class, né come specificatamente gli investitori, e quindi non riescono a interfacciarsi bene. Un venture capital in genere raccoglie soldi ogni 2-4 anni, più 4, 5 che 2, 2 era qualche anno fa. Raccoglie soldi vuol dire che se guardate Axel, che è uno dei principali fondi di venture capital americano, cioè Axel 1, fondo che tecnicamente si chiama Vintage, quindi anno, come nel vino, anno di vendemmia, Vintage 76 per intenderci, Axel 2 è stato raccolto nel 80, Axel 3 nell'84, Axel 4 e via on. Ogni 4 anni ci sono i manager del fondo che vanno dalle fondazioni, da investitori che investono nei fondi venture capital e raccolgono soldi. E poi li investono per i successivi 3-5 anni. In un fondo è una cosa che dura 5 anni come periodo di investimento e 5 anni come periodo di disinvestimento. Quindi per essere, in realtà forse ci voleva una slide diversa. Axel 1, che è stato creato nel 76, è stato dismesso completamente, cioè ha investito tutti i soldi raccolti, ha venduto tutte le partecipazioni nell'86, quindi dura 10 anni. A metà della vita di questo fondo, i manager di Axel hanno raccolto Axel 2 e una parte del team di Axel è andata a gestire il secondo fondo. Il primo fondo ancora continua a esistere, ma aveva smesso di investire e stava gestendo le partecipazioni. Quindi, se volete andare a raccogliere soldi da un fondo che è alla fine del periodo di investimento, quindi nel caso di Axel 1 che è nel 1980, quindi ha smesso o sta smettendo di investire, ma è più nella fase di disinvestimento del fondo, avete un problema, perché spesso questo fondo non potrà investire oppure investirà su progetti che hanno le logiche di ritorno sul capitale diverse. Chi è che non ha capito, che provo a rispiegarlo, se qualcuno non ha capito? Beh, o vi ho stordito oppure avete capito tutti. Provo a rispiegarlo che magari è più chiaro. Axel 1, Vinta 76. Dopo 5 anni non investe più. Quindi dall'81 all'86 non investe più. Se voi volete andare a fare investimento, state cercando l'investimento da Axel ed è il 1981, voi sapete che Axel non potrà mai investire nel vostro progetto. O se lo facesse, sapete che dovrà vendere la propria partecipazione entro i successivi 5 anni. Quindi, se il vostro progetto, il vostro business plan prevede che l'azienda sarà exitabile, in gergo, quindi potrà essere venduta perché avrà raggiunto delle milestone, come abbiamo parlato prima, solamente dopo 6 o 7 anni, quando Axel sarebbe già dovuto uscire, allora Axel non è il vostro target. E questo è una cosa importante per capire qual è il vostro fondo target. Fondo target è un fondo che ha una vita sufficiente
in relazione alla durata della vostra app, del vostro prodotto. Come Axel investe soldi? Axel tende a investire soldi quindi alla prima fase della sua vita, nei primi 5 anni, la maggior parte degli investimenti perde soldi. Qua dice la metà perde soldi, un terzo va a break even, un sesto fa tanti soldi. Questo è il modello, si chiama blockbuster model, quello di Hollywood, dove la maggior parte dei film non ritornano rispetto al costo che è stato fatto per fare il film, e ce n'è qualcuno che invece fa tanti soldi. Voi dovete essere in questo un sesto. È difficile, però se, ancora una volta, avete un progetto che dopo 4-5 anni non fa 30-40 milioni di ricavi, ma ne fa 1-2, non vi guarderanno mai, perché siete già in questo un mezzo che perde soldi. Quindi dovete essere una hit. Quando guardate che YouTube è stato comprato da Google nel 2008 per $1.5 miliardi ed è stata fondata nel 2004-2005, quando guardate alle exit che ci sono sul mercato di aziende che crescono velocemente, è questo il vostro modello. Se il vostro progetto, penso sia la quinta o sesta volta che lo dico, non è coerente con queste strategie di investimento, il venture capital non fa per voi. Se avete un'azienda che dopo 4 anni fa 1 milione di ricavi, va bene, magari va bene per voi, ci fate quello che si chiama un lifestyle business, vi fa dei soldi, ogni anno fate 200, 300, 400 mila euro di reddito, che non è male, ma non va bene per il venture capital. Il venture capital investe su progetti che possono scalare, possono crescere. Peraltro le applicazioni mobile sono progetti che possono scalare, perché le pubblicate su 3, 4, 5 marketplace di applicazioni, e se siete capaci di fare marketing nella maniera giusta potete raggiungere 1 milione di utenti piuttosto rapidamente. Importante è anche che il venture capital viene pagato come management fee sui soldi raccolti. Se ho un fondo da 100 milioni di euro, ogni anno i fund manager prendono il 2,5% di questi 100 milioni di euro. Perché è importante questo? Perché dovete saperlo. Perché ci sono fondi piccoli e fondi grandi. I fondi piccoli hanno meno soldi, perché se hai un fondo da 10 milioni e prendi comunque il 2,5%, vuol dire che sono 250 mila euro. Quindi il fondo piccolo o avrà meno staff, o avrà staff di qualità più bassa, perché non potrà pagare tanti soldi in stipendi per manager di qualità elevata. E questo è un problema. Quindi se andate a fare fundraising da un fondo piccolo, state attenti anche a chi vi segue, come vi segue e quale commitment. Ci sono fondi piccoli che, oltre a fare la parte di investimento, fanno anche altre cose, fanno anche un po' di consulenza, perché devono pagarsi lo stipendio. Quindi attenzione anche a quale fondo scegliete. Il fondo, la maggior parte dei soldi che fa è questa parolina, carry interest, che è il 20, 25, ma anche 30% dei ritorni del fondo rispetto agli investimenti. Se io ho investito, facciamo un esempio, su un'azienda che mi ha portato 100 milioni di euro di reddito per l'investitore, di questi 100 milioni di euro il 20% sono miei, gestore del fondo. Quindi se voi siete una hit, siete in quel un sesto di aziende che fanno veramente tanti soldi, su quel un sesto il manager prende tanti soldi. Ecco perché loro cercheranno di trovare hit companies. Interessante anche ragionare su quelli che sono i ritorni dei fondi venture capital. Venture capital in Italia ha quasi sempre dato ritorni negativi. Ed anche nel mondo siamo a ritorni sotto la pari, a meno il top quartile. Questi sono tutto gergo tecnico che dovete però imparare quando andate a raccogliere soldi, perché capire
da che fondo andate è forse la scelta più importante della vostra strategia di finanziamento. Se voi andate, i fondi in genere si dividono in quartieri, cioè il top 25%, dal 25 al 50%, dal 50 al 75%, dal 75% in giù, e sono divisi quindi in quattro classi in funzione del ritorno che hanno avuto sul proprio patrimonio. I fondi top quartile, quindi quelli che sono, hanno avuto le performance migliori, sono gli unici, come dice questa frase, che ritornano veramente soldi, che fanno soldi con continuità per i propri investitori. E questi sono i famosi nomi. I famosi nomi sono Sequoia, Axel, Kleiner Perkins e ce ne sono altri. Il vostro obiettivo è andare a raccogliere soldi da questi fondi, i fondi top quartile. Perché se voi andate da un fondo che ha avuto ritorni negativi o ritorni traballanti, il fondo ha un problema. Voi sapete che con una buona probabilità quel fondo tra X anni smette di esistere. I suoi manager smettono di fare questo mestiere, perché questo mestiere è veramente darwinista. Cioè, se uno non fa ritorni, esce dall'industria. Se un fondo, se il gestore di un fondo non fa soldi per i propri investitori, non ne raccoglierà più nel successivo fondo. Quindi se Axel 1 chiude con meno 30, meno 40% di rendimento, Axel 2 non esiste. Mettiamo, tanto nessuno qua c'ha Twitter, nessuno metterà questi numeri in giro. Prendiamo il decano del venture capital italiano, chiamato Esserino Piol, quello che ha creato Omnitel, che poi diventò Vodafone. Il fondo di Piol, KIVI1, è un fondo vintage del 97, ed era un fondo da 150 milioni di euro. Questo fondo ha avuto un ritorno, grazie a investimenti in Tiscali, in vitaminiche e in altri, incredibile, superiore al 100% di rendimento annualizzato. Nel 2000, o 2001, Piol ha raccolto il fondo KIVI2, dopo 4 anni ha raccolto un altro fondo. Questo secondo fondo era molto più grande, si parla di 500.000 di euro nel secondo fondo. Come tutti i fondi raccolti tra il 2000 e il 2001, ha avuto ritorni negativi. In questo caso sono stati ritorni molto negativi. Quindi, Piol, peraltro ha anche 80 anni, non raccoglierà più nessun altro fondo. Perché? Perché è vero che ha fatto soldi all'inizio, ma ne ha persi dopo, e ne ha persi molto di più di quelli che abbia fatto. E quindi, purtroppo in questo settore, se perdi soldi sei fuori. Cosa porta per voi? Perché è importante per voi? Perché se voi raccogliete soldi da un fondo che smette di esistere, il management di questo fondo avrà altri problemi, che è salvarsi, no? E quindi tutto quello che abbiamo detto prima di come un fondo aiuta la startup, probabilmente non l'avrete. Non l'avrete perché sarà impegnato in altre cose. Attenzione anche, questo per dire una cosa, spesso gli imprenditori sparano a zero. Ci sono 10 fondi, vanno a 10 fondi. Ci sono 100, vanno a 100 fondi. Non fanno prima quello che invece dovrebbero fare, che è una sana analisi di quelli che sono i fondi migliori da cui andare, perché, quando e da chi all'interno del fondo. Perché anche all'interno del singolo fondo ci sono persone diverse con cui dovete parlare e dovete conoscere le persone, perché alcune persone reagiscono in un modo, altre persone reagiscono in un altro, alcune sono bravi con alcuni consigli sulla strategia, altre sono più bravi sulla parte operativa. Take away di questa chiacchierata è: conoscete le persone da cui raccogliete soldi. Gli angel.
Numero uno, investono i loro soldi e non li raccolgono all'esterno, quindi hanno altre dinamiche. Poi parliamo di quello che ho scritto in italiano spesso, questo lo vediamo anche dopo con qualche numerello, ci sono tantissimi angel attivi che investono tanti soldi che poi in startup che poi non raccolgono un round successivo, quindi il famoso round A non viene raccolto. Soprattutto in una fase di internet e lo sviluppo di applicazioni mobile che le pubblichi su marketplace di Apple e poi vedi rapidamente se la cosa va o non va, c'è tanta gente che ha fatto qualche soldino in passato con internet che è disposta a darvi 30, 40, 50 mila euro per provare a fare la vostra app, perché alla fine lo sviluppo e i costi di sviluppo sono piuttosto limitati, però questi progetti non hanno le caratteristiche per raccogliere soldi successivamente. Questo è un problema, poi vediamo i numeri di dettaglio, perché si va a una fase in cui ci sono troppi progetti che partono e poi molto difficile far crescere veramente questi progetti a una fase successiva. Interessante che il secondo punto, gli angel possono accontentarsi anche di ritorni più bassi, perché sono i loro soldi, perché non hanno i vincoli che ha un venture capital. Mentre il venture capitalist deve fare target 10 volte di ritorno sul vostro investimento, l'angel può essere motivato da motivazioni diverse e può anche dire, va bene, se io faccio il 5% all'anno, a me basta. Non importa che sia una hit pazzesca, lo faccio magari per altri motivi. Questo quindi capire bene quali sono le motivazioni dietro ai vostri investitori. Interessante anche di parlare un po' del caso italiano in termini di dimensioni. Le slide che avevo fatto vedere prima parlava di seed funding tra 0 e 1 milione. E spesso, poi ci sono numeri più precisi nel lato americano, si dice che il seed è 1 milione a una valutazione di 3, 4, 5. Questo è il normale round seed in America. In Italia purtroppo sono quelli i numeri. 50-250.000 euro a una valutazione di 500.000, 4 milioni non ho mai visto, in realtà forse quello era 1 milione, ho sbagliato la tastiera. Quindi, l'Italia ha valutazioni più basse dell'America. Poi ne parliamo il motivo. E questo perché è importante per voi? È importante capire dove raccogliere i soldi in funzione anche della vostra azienda, perché questa è la vostra azienda. Se in Italia vi dicono che la vostra azienda vale 500.000 di euro e in America vi dicono che la stessa azienda vale 3 milioni, è chiaro che dovete raccogliere i soldi in America, però dovete avere le caratteristiche per raccogliere i soldi in America e il 99% degli imprenditori che conosco non ce li ha. Quindi attenzione anche a non andare in America se non avete le caratteristiche per farlo, perché altrimenti passate 2-3 mesi in America, incontrate anche delle persone che vi dicono no, 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 e quindi spendete soldi ma non avete ritorni. Tornando al tema dell'exit, l'angel non ha i vincoli che ha il venture capital fund, quindi può accontentarsi di un exit veloce a 5-10 milioni di euro, quando al contrario per un fondo di venture capital una exit a 5-10 milioni di euro è un exit non importante. Per intenderci, Loris De Giovanni, di cui ho parlato prima, potrei sbagliarmi, ma lui non ha raccolto i soldi da Sequoia, Axel o dai fondi grandi, ha raccolto soldi da angel. Quindi dare a proprio angel una exit, un ritorno a 30 milioni di euro, per lui è stata una grande cosa. Interessante anche questa cosa, capire come gli angel investono con i venture capitalist e come i venture capitalist investono tra loro. Spesso gli investitori investono assieme, quindi vedete che sono, mi viene in mente Uber, che è una app, peraltro per cellulari, per
prendere il taxi. È un'app che è stata finanziata da Benchmark Capital, tipo ci ho messo 40 milioni di dollari a una valutazione di 70-80, e questa è una semplicissima applicazione per prendere il taxi. Quindi pensate a quando si parlava della differenza di valutazioni. Benchmark, perché è importante Benchmark? Numero uno, Benchmark è uno dei fondi top quartile in America, quindi fondatore di Uber, sono riuscito a prendere soldi da un investitore di valore. Numero due, prima di andare da Benchmark, i fondatori di Uber avevano raccolto soldi da alcuni angel investor che sono ben collegati a Benchmark Capital. Quindi sono stati anche gli angel a introdurre gli imprenditori di Uber a Benchmark, e anche gli angel hanno investito successivamente assieme a Benchmark Capital. E Benchmark ha coinvolto altri investitori. Nel round da 40 milioni di dollari ci ha messo i soldi alcuni angel che li avevano messi precedentemente, Benchmark e un altro fondo, di questo non mi ricordo il nome. Spesso questi sono club deal, questo è il termine tecnico. Si fanno club deal dove ci sono più fondi assieme. Take away. Se prendete i soldi da un angel, deve essere un angel connesso a altri investitori successivamente, nel caso che la vostra azienda abbia bisogno non solamente di un angel round, quindi 50, 200, 300 mila euro, ma abbia bisogno dei 20, 30, 40 milioni di dollari per farla crescita. Se voi andate da un angel, ma questo angel non conosce nessuno, vive in una grotta e non sa neanche parlare l'inglese, è chiaramente lui da Benchmark non vi porterà mai. Se invece andate da angel che sono ben connessi in California, da Benchmark ci andrete. Club deal, fiducia necessaria. Se io sono un fondo di venture capital e mi chiama Benchmark per dire investi con me, io sono felicissimo, non succederà mai purtroppo, però Benchmark vuol dire che si fida di me, quindi vuole che io partecipi al suo round investimento. E in Italia cosa succede? In Italia succede che l'industria venture capital è relativamente nuova, i manager sono relativamente nuovi, si conoscono da 2-3 anni, ma all'interno del venture capital italiano non si è ancora sviluppato quel senso di fiducia reciproca che permette agli investitori italiani di coinvolgere in un deal altri investitori. Questo perché siamo ancora giovani, ci si mette un po' di tempo. L'industria del venture capital americano è nata nel 75-76, in Italia è rinata dopo lo boom della bolla nel 2006-2007. Quindi attenzione che avere più fondi in un deal è meglio, perché questi fondi possono aiutare le start-up secondo diversi altri criteri. Quando abbiamo già parlato di come un venture capital migliora l'azienda. Questo commento. Alcuni investitori sono attivi, altri sono passivi. Alcuni investitori vogliono essere attivi, ma è meglio renderli passivi, perché alcuni investitori pensano di creare valore nell'azienda e a volte invece lo distruggono. Come fare a capire se sono investitori buoni o investitori meno buoni? Dovete parlare con gli altri imprenditori. Purtroppo fare questo lavoro, c'è la mia ragazza che mi si arrabbia sempre perché io sono sempre fuori a cena, conosco sempre persone, vado sempre a colazione con le persone più strane. E questo sarà una parte importantissima del vostro lavoro. Se andate in California, dove peraltro è più facile perché sono tutto in 40 miglia tra San Francisco e San José, conoscere altre persone che lavorano nella valle, in California, la valle Silicon Valley, è fondamentale, perché le persone vi danno il feedback su altri investitori, altri imprenditori, altri manager. Questa, se volete lanciare la vostra applicazione mobile, è importantissima. Cioè sapere se, mettiamo le parole, di Pixel è meglio di Quantica, o Quantica è meglio di Innogest, quando si chiama Principia, è per voi fondamentale. Sapere
all'interno del fondo quale manager è valido, quale manager è meno valido, è fondamentale, richiede tantissimo tempo di analisi, di approfondimento, di telefonati, email. Quindi spesso questo non si fa da Bari, purtroppo, perché di imprenditori che hanno raccolto soldi a Bari, a me non me ne viene in mente neanche uno. Si fa a Milano, si fa in un contesto più dinamico, si fa a Londra. Se volete raccogliere soldi da Axel, dovete passare 3 mesi in California, andare a incontrare tutti gli imprenditori che hanno raccolto soldi da Axel, numero uno, chiedergli come faccio a entrare in contatto con il venture capital di Axel, il manager di Axel. Numero due, capire se Axel porta valore o non porta valore, perché magari Axel potrebbe anche non farlo. Che cosa cerca un investitore? Team, tecnologia, traction. Questo è come un investitore poi investe i propri soldi. Le tre cose sono in alto, sono le cose sicuramente più importanti. Team, e potrei ripetere altre 20 volte, la vostra startup deve avere un team eccezionale, deve avere all'interno le competenze richieste per lo sviluppo, quindi se siete dei bravissimi programmatori, state facendo una app per iPhone, ma non avete la più pallida idea di come lanciare questa app in termini di marketing, di come analizzare i risultati della vostra app, quindi analytics e analisi di quelli sono i risultati della vostra app, e di come sviluppare la strategia finanziaria, il vostro team è incompleto. Quindi dovete coinvolgere altre persone che vi possono aiutare nel vostro team. Ecco, una volta dovete parlare con una, 10, 100, 1000 persone per convincerle. Tecnologia è importantissima. Se state sviluppando una nuova formula chimica per qualche progetto su sai che cose materiali, il nuovo semiconduttore, la tecnologia è parte rilevante, deve essere spesso brevettata e è una protezione per l'investitore. E poi la famosa traction, famosa perché si legge su tutti i blog che parlano di investimento. Se avete un'app per iPhone e l'avete lanciata e i vostri utenti erano 100 al primo giorno, 500 la prima settimana, 2000 al primo mese, e dopo 2 mesi sono 20.000, dopo 4 mesi sono 100.000, questa è la traction. Dovete dimostrare all'investitore che la vostra azienda sta crescendo, che state dando prova di eseguire, cioè di fare bene le cose, fare in modo che le cose accadano, che i vostri risultati si materializzano. Ancora meglio se avete ipotizzato di avere 1000 utenti alla fine del primo mese e ne avete 1000, quindi siete anche in grado di fare delle stime finanziarie che abbiano senso. Importantissimo, tutti questi tre blocchi sono importanti per andare a raccogliere soldi. Ah, interessante questo. Come scegliere il venture capital migliore? Primo punto, che abbia soldi da investire. Spesso, come dicevamo, ci sono questi fondi che o perché hanno ritornato ritorni negativi in passato, o perché sono alla fine del primo investimento, ma non hanno soldi da investire. E sono ancora in giro, sono ancora sul mercato, perché io potrei dire che faccio l'investitore, in realtà non lo faccio più. Magari mi mandate il vostro business plan, pensate che io sia un investitore, vi faccio perdere 2, 3 ore, 4 ore di call via Skype, ma io non ho soldi da investire, quindi non sono il vostro target. Quindi se volete parlare con me, parlate volentieri, ma io purtroppo non posso investire. Quindi attenzione a non perdere tempo con gente che in realtà vi faccia perdere tempo. Come fate a vedere se uno ha soldi da investire? Andate a vedere se ha fatto dei deal, ha fatto degli investimenti nei 12 mesi precedenti. Se un fondo non ha fatto 0 nell'ultimo anno, è morto e quindi è da scartare. Match della dimensione, stadio, geografia. Importantissimo.
Se volete raccogliere soldi da Axel, e Axel è un fondo da 500 milioni di dollari, e voi avete una app che state per lanciare, Axel non è il vostro target. Perché? Torniamo a capire come funziona un fondo di venture capital. 500 milioni di dollari in genere sono gestiti da 8-10 persone e fanno 15-20 investimenti nella vita di un fondo. Quindi, prendiamo 20. 500 milioni, totale asset, diviso 20, vuol dire che in ogni azienda investono 25 milioni. Questo è l'investimento medio nella vita dell'azienda. Possono partire con uno, ma sanno che nel corso della vita dell'azienda investiranno altri soldi nei round successivi. Le otto persone vuol dire che possono investire in genere, sono massimo 5-7 investimenti per persona nel fondo, che vuol dire che possono fare 8x5, 40 investimenti. Adesso poi i numeri magari non tornano, ma sto facendo l'esempio a voce adesso. Capire quindi se come dimensione del soldi che cercate c'è un match con i soldi che questo investitore può investire e anche dove li investe e come stadio. Ad esempio, ci sono alcuni fondi in Italia che fanno investimenti all'inizio della vita dell'azienda, altri investitori che investono quando l'azienda ha già dimostrato che fa ricavi o che fa utenti, per intenderci. I numeri. Atlante Venture, che peraltro è un fondo attivo con il Fondo del Sud, tendenzialmente investono su progetti già maturi. Se voi state lanciando adesso un'app per iPhone, Atlante Venture non è il vostro target. Quindi capire bene come investe un fondo è fondamentale. Portfolio. In quali aziende questo fondo ha investito in precedenza? Se un fondo, Panorama Capital, che ha investito solamente in aziende biotech e avete una app per fare qualcosa sulla cucina, allora non è chiaramente il fondo da contattare. Che non abbia investimenti competitivi. Storia vera, un'azienda di Pixel aveva ottenuto un term sheet, un interesse di investimento, da un fondo che, guarda caso, aveva investito in un'azienda in competizione esattamente 6 mesi prima. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quel fondo non avrebbe mai investito nell'azienda di Pixel, perché nessun fondo investe in un'azienda invece di un'altra azienda che è in concorrenza. Come se io metto i soldi in Fiat e in BMW, peccato sono concorrenti, BMW magari no, diciamo Mercedes e BMW. Non ha senso, perché se Mercedes acquista quote di mercato, BMW perde quote di mercato, quindi non ha molto senso agire investimento. Quindi se avete un'app sulla cucina e state provando a venderla a un fondo che ha investito in cose concorrenti, cancellatelo. Excellent track record, top quartile. Se andate da Axel è meglio che se andate da XYZ che non ha ritornato. Perché è un fondo che continuerà a esistere, avrà più relazioni, potrà essere più d'aiuto per voi. Shortlist. Questo, peraltro, sembrano parole vuote in un paese come l'Italia, dove i fondi totali esistenti sono 10, 12. In America è il contrario. In America c'è una via, a Palo Alto, Sand Hill Road. In quella via ci sono 100 fondi solamente in una via. Il totale dei fondi venture capital attivi in America è 500, 600, 1000, sono tanti. Il contesto del venture capital americano è molto competitivo. Se c'è un deal buono, c'è un investimento potenziale buono. Buono vuol dire che c'è un team che ha esperienza, un prodotto che ha una tecnologia rilevante e che ha anche traction. I fondi venture capital si fanno una guerra pazzesca per accaparrarsi quel deal. Guerra vuol dire in termini di migliori opportunità di investimento, quindi valutazioni più alte, guerra in termini di tempi di investimento molto più bassi,
In Italia succede l'opposto, ci sono pochi fondi e tantissimi imprenditori, quindi i fondi attivi possono anche comportarsi, se volete, tra virgolette, male, facendovi aspettare, non rispondendovi, non dandovi feedback, e questo è un problema per l'Italia. Quindi in Italia la shortlist, se sono in 12, massimo ne tirate fuori 4, sono pochi. Al contrario, in altri paesi, anche in Francia, un'ora e mezzo di aereo da qua, ci sono 60 fondi a Parigi, alcuni attivi, altri meno attivi, non tutti con un track record, però questo per dire una cosa che poi approfondiamo dopo. Dovete essere in grado di creare competizione tra i venture capitalist. Se voi riuscite a creare competizione, quindi siete un deal hot, siete con un team eccezionale, avete un prodotto eccezionale e avete traction, dovete fare in modo che ci sia concorrenza tra i fondi. Concorrenza c'è, meglio sono le condizioni per voi. Fate il vostro lavoro sempre. Bella questa frase. Rifle is a better weapon than a shotgun when shooting from far. Fucile o pistola. Sparate con una P38 a 2 km di distanza, non lo beccate sicuramente il bersaglio. Col fucile sì, io non so sparare, peraltro. E non ho un fucile qua con me. Capire bene, bene con chi state parlando. Vabbè, gli angel va più o meno stesso motivo. Se andate da un angel, avete un'applicazione iPhone, ne ho parlato prima, e andate da un angel ricco, che ha fatto soldi nelle costruzioni, la probabilità che lui sia un target per voi è zero, perché non sa nulla di quello che state raccontando, quindi probabilmente vi farà perdere solamente tempo. Importante. Voi non vedete il titolo, ma il titolo è Getting on Radar Screen. Come essere engaged con i fondi venture capital. Se voi gli mandate un'email, non funziona. La probabilità di ottenere risposta se mandate a info@dpixel.it è molto più bassa che se contattate attraverso 1000 canali direttamente Gianluca Dettori, che è il fondatore di dpixel. Ancora meglio se vi fate introdurre, quindi se voi volete contattare Gianluca, passate attraverso di me, che conosco Gianluca da 4 anni, e io scrivo a Gianluca, dico, ho conosciuto a Bari Mr. X, sta facendo un bel progetto, guardalo, perché Gianluca, penso, si fida di me, esattamente come io fido di Gianluca. Io mi fido di voi perché faccio una introduction del vostro progetto a Gianluca e Gianluca vi guarda. Se voi mandate l'email a info@dpixel, la probabilità che vi rispondano è molto bassa. E questo funziona per qualunque fondo. Mai mandare a info@axel.com, non so neanche se esista, spero che non esista, non ha senso. Quindi, torniamo a il fatto che gli Angels, Italian Angels for Grow, abbia messo 50 euro di fee per chi manda il progetto sul sito. I 50 euro di fee non li pagate se voi mandate il vostro progetto a Lorenzo Franchini o a Matteo Scarabelli, che sono i manager di questo gruppo di Angel. Quindi la penalizzazione non c'è per chi entra in contatto con loro in maniera diretta, ma c'è per chi va sul sito, ha un progetto molto debole e lo spara a caso. Ed è giusto che ci sia. Cercate di creare contesto. Network, network, network. Andate a parlare con le aziende in cui loro hanno investito. Andate alle conferenze, andate agli eventi. Parlavo prima con un ragazzo che è appena tornato dalla California. Andare in California e a San Francisco ci sono tipo 3, 4, 5 eventi ogni sera sulle startup, e voi dovete scegliere vado di qua o vado di là in funzione delle presenze che ci sono in questi eventi. Stessa roba succede a Londra, 2-3 eventi ogni sera. A Bari forse dovete crearne di più di eventi, però è importante continuare a parlare con le persone. Il venture capital guarda business che abbiano al momento una unica parola, traction,
soprattutto vero per voi e le app mobile. Se il vostro progetto non ha traction, fatela. Prima di andare a parlare con un venture capital, se presentate un progetto che non sta crescendo, al venture capital non interesserà mai. Per l'imprenditore, valore alla exit per probabilità di arrivarci, per la percentuale di business che avete alla exit. Questa deve essere la vostra equazione. Quindi non è solamente il valore alla exit, e lo vediamo dopo con i term sheet, ma è anche quanta equity ancora vi rimane, quanta equity, quanto capitale vi rimane della vostra azienda alla exit, ma soprattutto è come ci fate ad arrivare. Quindi chi sono quelle persone che vi aiutano ad arrivare alla exit. Questi sono i vari blocchi. Nel dettaglio poi le slide le giro, quindi potete guardarle dopo. La valutazione a round iniziale, che è la cosa su cui il 99.9% degli imprenditori italiani si focalizza, è solamente una ed è sicuramente la minor, la componente di minore importanza dell'equazione. Ci sono 100.000 cose a cui stare attenti quando fate gli imprenditori. Interessante anche come funziona la parte di engagement con il fondo di venture capital. All'inizio avete un primo meeting. Se gli mandate business plan da 100 pagine, in DPX ne abbiamo uno che è ancora in libreria da 475 slide, è finita, non vi risponderanno mai. Mai mandare un business plan da 100 pagine, ma mandare una presentazione, una ventina di slide massimo. Poi cosa succede? Succede che comincia un dialogo. Comincia un dialogo vuol dire che voi cominciate ad entrare in confidenza con questo investitore. Numero uno, capite se questa è la persona giusta per voi. Perché mi sono sentito dire da un imprenditore: ah, Mr. X non potrei mai riuscire a lavorare assieme a lui dopo il primo incontro. Perché? E pensate che questa persona, questo Mr. X, se lui avesse detto di sì all'investimento, se lo sarebbe trovato in CDA o comunque come socio per 8 anni della sua vita. Mentre se vi sposate con una ragazza, dopo un anno potete divorziare, con lui per 8 anni se lo sarebbe trovato sempre. Quindi capite sempre bene se la persona con cui vi state alleando è la persona giusta. E questo serve solamente con una serie di meeting. Che cosa fa il venture capital? Il venture capital va a parlare con i vostri clienti, incontra tutto il team, vi chiede meglio la strategia, va a capire quali sono le persone che dovete assumere e se riesce a trovarle. E poi, in fondo, vi presenta a tutto il team, a tutta la partnership del venture capital. Ecco, una volta a capire come funziona all'interno le dinamiche del fondo di venture capital è importante, perché se voi andate dal junior partner, che è appena stato promosso come partnership del venture capital, lui avrà un potere limitato davanti al big partner del fondo, per intenderci con i nomi. Prendiamo Bill Gurley, che è il manager di riferimento di Benchmark Capital, e prendiamo Alessandro Santo, che magari lavora in Benchmark Capital, è appena stato promosso. E prendiamo la vostra azienda. Io vi conosco, siete fighissimi, startup meravigliosa, promettente, team super, traction, ma io sono sempre un sfigato in benchmark. Sono sempre quello che è appena stato promosso e che non posso andare dal gran capo che ha fatto questo business da 25 anni e dirgli: senti, facciamo questo deal, mettiamo i soldi della partnership di tutti in questo progetto. Quindi capire con chi state parlando è fondamentale. Vi arriva il term sheet, dopo questo incontro con tutta la partnership, che è un elenco di termini legali che vediamo adesso, e vi raccontano questo è l'investimento e queste le condizioni. Dopo c'è tutta la parte di negoziazione, quell'esercizio avete fatto prima,
e negoziare su diverse clausole è fondamentale. Capire se una clausola vale più di meno o no è fondamentale per voi e per loro. E anche dopo il term sheet è una fase molto critica, perché lì è quando si definiscono veramente le cose importanti. I tempi. Una cosa del genere in America si può chiudere anche in 2-3 giorni. Ho incontrato un investitore, si chiama Mike Maples, che è un super angel, e lui disse una cosa allucinante. Dice: io incontro il team al mattino, ci penso un po', nel pomeriggio gli mando un term sheet, il giorno dopo chiudiamo l'investimento. Lui diceva che in 48 ore riesce a fare un investimento. In Italia il tempo minimo è 3 mesi, ma conosco un imprenditore che ci ha messo 9 mesi a fare tutto questo processo, dal primo incontro alla fine 9 mesi. Questo, e tornando alle domande iniziali, volete veramente aspettare 9 mesi? Volete o potete aspettare 9 mesi per chiudere un investimento con un investitore? A volte sì, a volte no. Qual è il modo per poter ridurre questi 9 mesi a 2 mesi? Anche se siete una startup hot, in Italia ci sono comunque delle vincoli, delle cose per cui ci si mette comunque del tempo. Quindi capire anche la vostra strategia di fundraising, strategia finanziaria, i tempi e le condizioni è fondamentale.